Bentornati. Come promesso nella puntata della scorsa settimana, oggi abbiamo qui in studio un ospite davvero speciale. Signori e signori, J.J. Abrams. Manca davvero poco all'uscita del tuo ultimo film, ma prima di parlarne vorrei chiederti quello che presumo si stiano chiedendo tutti, anche a casa. Quelle due J, per cosa stanno? Jeter James? Joy Joy? Jason Jen? Jar Jar? Jerry Jesus? Jonathan Justin? Justin e Julian? Jim Jarrett? Jules Juan? Stanno per Jeffrey Jacob. E perché tenerlo nascosto? Problemi con il fisco? Ma no, pensavo solo che J.J. fosse... Cosa più carino? Mia madre mi ha sempre chiamato così, fin da piccolo. D'accordo, Jeter, voglio crederti. Jeffrey. Cosa? Jeffrey Jacob. Hai qualche preferenza? J.J. va benissimo. Ma parlaci un po' del tuo ultimo film, James. Che cosa deve aspettarsi il pubblico? Una chiusura definitiva o un presupposto, uno slancio verso una nuova trilogia? Beh, vedi, Joe, il fatto è che... Ma vediamone una breve clip insieme. Vuoi scoparmi? Ma che diavolo! Sicuramente un bel cambio di rotta, ma anche una specie di ritorno alle origini per te. Hai iniziato facendoti le ossa con i porno svedesi, giusto? E ora lo sponsor della puntata di oggi. Davvero, George? Davvero? Davvero? Davvero, George? In serio, Jorge? Lo sai, tutto quello che c'è in un caffè Nespresso. Davvero, George? Depresso? What else? Io non ho mai lavorato nel porno! Rinneghi il passato, Jar Jar? Non rinnego niente! E quella clip che avete mandato in onda è un fake! Kylo Ren non direbbe mai una cosa del genere! Perché lui è... gay? È questo che stai cercando di dire? Ma che c'entra? Oh, ce l'ha con i gay adesso! Ah, io non... Stai tagliando fuori una grossa fetta di pubblico così, Jerry, sai? Mi chiamo Jeffrey! Jeffrey Jacob Abrams! Il cui ultimo film è un enorme spot di 2 ore e 35 minuti contro la comunità gay. Ma colleghiamoci adesso con il nostro inviato Tony Shalhoub, che è volato fino a Pasadena per intervistare Johnny Depp. Tony, mi senti? Sì, Joe. Beh, vedi, non c'è molto da dire. Johnny ha ancora quei problemi con l'alcol e riuscire a estrapolargli qualche parola è sempre più difficile. Oddio, mi piange il cuore sapere che un attore del suo calibro... Ma adesso come sta? I medici dicono che si sta riprendendo molto bene. Non toccare la bottiglia. Non toccare quella bottiglia, Johnny. No, no, Johnny, lascia, lascia,